Saluto a tutti i video ascoltatori di Italia Medievale. Oggi vi presentiamo un bel saggio appena pubblicato da Viella che si intitola I manoscritti della biblioteca del capitolo metropolitano di Milano, studi e ricerche, curato da Milva Bollati, che abbiamo l'enorme piacere di avere con noi, e accompagnata anche da alcuni dei suoi autori, ai quali io, come mia abitudine, lascio subito la parola per non togliere tempo alla presentazione di questo interessante volume. Prego, a voi. Grazie. Allora, solo due parole di introduzione. Si tratta di un volume miscellaneo che contiene alcuni saggi scritti da giovani studiosi. Due, tra l'altro, sono qui presenti e sono la dottoressa Chiara Azzolini, che è dottore di ricerca in studi umanistici, con una tesi per un'edizione critica commentata dell'epistolare di Felice Feliciano. E il dottor Lorenzo Mascheretti, che è dottorando sempre in studi umanistici presso l'Università Cattolica di Milano, con una tesi su Fra Damiano Zambelli e le arti a Bologna. Quindi sono molto contenta di averli e di lasciare poi loro la parola, perché questo lavoro è nato proprio con gli studenti dell'Università Cattolica nell'ambito del corso di storia della miniatura che tengo presso la Facoltà di Lettere e Filosofia qui a Milano. Ed è un'esperienza dal punto di vista didattico, è stata molto complessa ma anche gratificante e che ha permesso loro di confrontarsi proprio con lo studio del manoscritto miniato in particolare. Poi a questo primo gruppo di studenti si sono aggiunti anche giovani studiosi dell'Università degli Studi di Milano, dove tra l'altro nel 2019 abbiamo avuto il piacere di presentare i primi risultati di questa ricerca in una giornata di studio organizzata dal professor Paolo Chiesa. Quindi questo volume viene un po' a completare un percorso ormai iniziato tanti anni fa e penso, anzi mi auguro, che sia uno strumento di lavoro, di studio e di ricerca per tutti ovviamente gli studiosi di manoscritti miniati, ma anche paleografia, filologia, su un patrimonio che è quello della Biblioteca Capitolare del Duomo di Milano, a dire la verità ancora poco conosciuto. Quindi io ringrazio ancora una volta gli autori che da studenti ormai sono diventati tutti dottori di ricerca e stanno continuando in questo settore davvero straordinario che è quello del manoscritto, come ben sappiamo, al quale io sono legata per studi e passione da tempo. E mi auguro che questo volume, presentando proprio alcuni casi, soprattutto inediti di manoscritti, possa sollecitare nuovi contributi in questa direzione. Quindi adesso lascerei la parola proprio a questi due giovani studiosi. Grazie. Grazie professoressa, grazie agli ascoltatori, grazie per questa opportunità. Proprio come spiegava la professoressa Bollati, il nostro progetto è nato in una dimensione laboratoriale all'interno del corso di storia della miniatura e poi negli anni si è evoluto e si è concretizzato nel volume che finalmente ora abbiamo tra le mani. Quando la professoressa ci ha proposto di studiare un codice conservato presso la biblioteca del Capitolo del Duomo, noi tutti eravamo studiosi alle prime armi e ci è stata data l'opportunità di passare finalmente dalla teoria alla pratica e di capire che cosa vuol dire studiare un codice antico. Vorrei in questa breve chiacchierata offrire quattro spunti di metodo a partire dal codice che mi è stato affidato e che io ho studiato in questi anni per spiegare che cosa abbiamo imparato e che cosa significa studiare un manoscritto. Per prima cosa, mi sento di dire che innanzitutto un manoscritto va aperto con fiducia, tenendo presente che non tutti i manoscritti sono dotati di apparati iconografici sfarzosi, non tutti i manoscritti sono imponenti, non tutti sono ben conservati e con legature originali. Spesso possono presentarsi con un aspetto modesto, magari anche scialbo. Nel mio caso, il codicetto che ho studiato era grosso quanto un quadernino, 21x15 cm, con fogli pesantemente rifilati.
La ligatura non era conservata, ma era una ligatura di restauro, anch'essa sobria, novecentesca, piatti in cartone rivestiti di pergamena. E il manoscritto era semplicemente impreziosito dalla presenza però di due belle miniature su cui tornerò. Quindi un codice che apparentemente sembra modesto, ma in realtà che ha molto da dire, molto da rivelare. Appunto, vorrei soffermarmi su alcune di queste rivelazioni che il manoscritto ci ha offerto e che in generale può offrire lo studio di un qualsiasi codice. Per prima cosa, studiare un manoscritto significa tentare di ricostruirne la storia e in questo senso possono essere molto utili tutti gli elementi paratestuali che corredano i fogli del manoscritto, per esempio le note di possesso. E nel mio caso, anche nella foto che è stata poi inserita all'interno del volume, si vede in maniera eloquente come nel margine superiore campeggi una nota di possesso che riconduce questo manoscritto al monastero di San Girolamo, detto il Castellazzo, che si trovava fuori le mura di Milano e che è stato fondato all'inizio del 400 da Gian Galeazzo Visconti e poi venne soppresso in età napoleonica nel 1798. Quindi già un elemento di questo tipo ci permette di ricondurre il codice a uno spazio ben definito. Un secondo spunto invece legato al fatto che studiare un manoscritto significa prestare somma attenzione al testo scritto, al testo in esso tradito e lasciare che parli, perché abbiamo visto che il codice proviene dal Castellazzo e probabilmente lì rimase fino alla soppressione napoleonica per poi essere portato alla biblioteca del Capitolo Metropolitano nell'Ottocento, quando poi si costituisce la maggior parte della collezione. Dal punto di vista della scrittura e della fattura materiale, questo manoscritto è un manoscritto che si colloca nella prima metà del 400 e è un prodotto di area lombarda. Tuttavia, sorprendentemente, non venne allestito per la comunità dei monaci del Castellazzo, come si potrebbe pensare, e questo lo rivela un indizio filologico inequivocabile, a riprova del fatto che il testo scritto e tradito vada sempre letto con attenzione. Perché? In due punti il nome del santo fondatore dell'ordine, quindi Gerolamo, è scritto in interlinea su rasura illeggibile, cioè è stato cancellato un nome precedente rimuovendo l'inchiostro e è stato aggiunto in interlinea il nome del santo. È evidente che se il codice fosse nato per la comunità monastica dei Gerolamini, il nome del santo fondatore non sarebbe stato così poco valorizzato. Dunque, che cosa deduciamo? Dal momento che queste giunte interlineari si datano alla seconda metà del 400, possiamo ipotizzare che il codice venne acquisito in un secondo tempo dai monaci Gerolamini, probabilmente proprio nella seconda metà del 400, che lo adattarono alle proprie esigenze. Ancora un terzo spunto. Studiare un manoscritto significa far interagire discipline di natura diversa, che possono spaziare chiaramente dalla paleografia alla storia della miniatura, alla storia dell'arte, all'archivistica, ma anche discipline diverse come l'araldica e nel nostro caso specifico dei manoscritti conservati presso la Biblioteca Capitolare alla liturgia, perché molti manoscritti sono di natura liturgica e quello che ho studiato io è un rituale per le esequie. Contiene cioè tutti quei riti che occorre svolgere, dai sacramenti per gli infermi fino alla sepoltura del defunto. E qui lo studioso deve provare a comprendere anche la complessità di questi riti e immergersi nelle pratiche devozionali dell'epoca, cercando di comprenderne la profondità e il senso. Per esempio, questo codice si apre con il rito, con l'ordo dell'acqua santa, cioè la benedizione dell'acqua santa da parte del sacerdote, che prevedeva che l'acqua venisse benedetta, poi mescolata con il sale. Prima della benedizione occorreva esorcizzare l'uno e l'altro, e poi acqua santa e sale sarebbero serviti per il rito dell'unzione del malato, per l'ordo iungendum infirmum, cioè proprio per l'unzione del malato, che come avveniva l'unzione del malato, il sacerdote
immergeva le dita in questa miscela di acqua e sale e poi apponeva in 7 punti vitali del malato il segno della croce, ungendolo. Quindi partiva dalle orecchie, poi gli occhi, il naso, la bocca e così via. Quindi è sempre una scoperta, un nuovo acquisto di conoscenza, mettendosi alla prova con discipline appunto diverse, magari non strettamente legate allo studio del manoscritto. E poi arrivo all'ultimo spunto, che ci interessa particolarmente, cioè lo studio del manoscritto miniato, perché tutti i nostri codici, ricavano miniature. Cosa vuol dire studiare un manoscritto miniato? Vuol dire far interagire testo e immagine, senza mai dimenticare che vivono di un rapporto simbiotico e che l'immagine è al servizio del testo. Anche un codice apparentemente modesto come il mio presentava due belle miniature, due iniziali miniate e in particolare quella che appunto è presente nella fotoriproduzione all'interno del volume ci illustra, come vi dicevo, il sacerdote che benedice l'acqua santa, quindi che si accinge a compiere questo rito e si tratta della E della parola esorcizzo in riferimento all'esorcismo dell'acqua. Per ricollegarci con quanto detto finora, noi notiamo che il sacerdote benedicente indossa una veste bianca con maniche larghe e anche questo è funzionale alla comunità gerolamina, perché anche se il codice non è nato per dei monaci gerolamini, anche i monaci gerolamini avevano una veste bianca come prescriveva la regola, quindi hanno potuto in maniera vantaggiosa riutilizzare questo manoscritto. La regola prescrive che la loro veste sia la veste dei monaci gerolamini, sia del colore naturale, privo di tintura, che richiami alla purezza, dunque bianca. Quindi anche questo ci permette di capire come tutto in qualche modo si tenga quando si tratta dello studio di un testo antico. E per concludere rapidissimamente con questa chiacchierata, esprimo gratitudine alla professoressa Bollati e ai miei colleghi perché mi è stata data la possibilità di vivere una delle esperienze più emozionanti, potremmo dire dell'intelletto, se mi concedete questa chiusa un po' romantica, perché alla fine che cosa abbiamo fatto? Ci siamo messi in auscultazione del patrimonio librario antico, abbiamo lasciato che ci stupisca con la sua storia sommersa, di cui con i nostri contributi, almeno in parte, abbiamo provato a riportare alla luce qualche frammento. Ecco, e vi ringrazio. Grazie, anche io sono particolarmente grato di questa opportunità e sono anche lieto di presentare questo volume insieme ai colleghi e alla professoressa perché davvero ci ha accompagnato negli ultimi anni di crescita anche accademica e ci vede adesso trasformati rispetto agli studenti che eravamo quando per la prima volta siamo entrati nelle sale di consultazione della Biblioteca del Capitolo Metropolitano. Mi riallaccio a quanto diceva Chiara poco fa, a proposito della necessità di approcciare, il codice miniato, con, una competenza che è interdisciplinare. Effettivamente, quella che è stata guidata dalla professoressa Bollati è una squadra che era dotata di diverse competenze che si stavano affinando e io in qualche modo, rappresento e sono il portavoce di, una sezione che è quella degli storici dell'arte, quindi racconterò un approccio che è quello poi del mio caso studio di carattere storico-artistico. Lo faccio partendo e ripartendo dalla copertina del volume di Viella in cui è rappresentata la bellissima miniatura che orna un antifonario che si conserva alla Biblioteca del Capitolo Metropolitano, in cui ai piedi della Madonna con il bambino in trono è inginocchiato un personaggio che è il personaggio chiave della mia ricerca, è il canonico Pietro Casola, è un personaggio di grande importanza nella Milano tardo-quattrocentesca, che vive una lunga esperienza anche di formazione e di attività diplomatica a Roma, al servizio, degli Sforza e, che, ritornato poi a Milano, ricopre la carica di
canonico di Sant'Ambrogio e poi ordinario del capitolo metropolitano proprio della città. È un personaggio di grande rilievo anche per l'attività di riformista della liturgia ambrosiana e quindi proprio di redattore di nuovi testi al servizio della liturgia. Lo ricordo anche come un personaggio davvero coraggioso per l'epoca, perché è protagonista di un pellegrinaggio in Terra Santa alla fine del secolo, che testimonia i punti di contatto con le diverse corti italiane che si trovò ad attraversare. E è un pellegrinaggio, questo di cui resta anche una testimonianza preziosissima, perché abbiamo un resoconto in volgare proprio redatto da Casola. Ebbene, Casola è il committente di un gruppo di codici che oggi si conservano alla Biblioteca del Capitolo Metropolitano e che consentono in qualche modo di mappare l'attività di un anonimo maestro miniatore che è convenzionalmente chiamato Maestro BF. Questo soprannome lo ricava da un monogramma con cui appunto è solito firmarsi in alcuni suoi lavori e il gruppo di codici commissionati da Casola, che è un gruppo nutrito, ecco, sono circa una decina di codici che si conservano nella biblioteca, permettono di seguire lo sviluppo e l'evoluzione di questo artista dagli anni 90 del 400, perché i numeri più alti sono appunto attorno al 1494, fino al 1507. Quindi sono più di 10 anni in cui noi effettivamente possiamo vedere l'evoluzione di un maestro all'interno del panorama della storia della miniatura nel tardo 400 a Milano. Quello che si ricava è proprio un'evoluzione, una crescita del miniatore che dalle prime esperienze all'interno della bottega dei pittori de Predis, che sono pittori che in qualche modo dominano la scena negli anni immediatamente precedenti, ad esempio l'arrivo di Leonardo a Milano, e che lavorano per diversi tipi di committenze anche in pittura monumentale, ebbene da questi esordi che lo vedono legato alla bottega dei De Predis, il miniatore si affranca sempre più e diventerà poi uno dei caposcuola fondamentali della nuova stagione cinquecentesca. E quello che si apprezza appunto in questa sua crescita, soprattutto nelle opere dei primi anni del Cinquecento, è la continua osservazione, in qualche modo la gara che lui ingaggia con proprio gli esiti della pittura monumentale e quindi la sua osservazione di quelli che sono i modelli di appunto Leonardo, ma anche Ambrogio da Fossano, detto il Bergognone, Butinone, Bramantino e Zenale, che sono altri riferimenti della pittura milanese del tardo 400 del primo 500 e anche in qualche modo l'assimilazione della lezione bramantesca in chiave decorativa, quindi il magistero che in architettura aveva lasciato appunto Bramante a Milano, qui viene declinato proprio in senso di decorativismo per ornare le miniature. Quindi questo percorso ha permesso in qualche modo di fissare dei punti, dei nuovi punti fermi per quanto riguarda l'evoluzione dell'artista. Da ultimo, un confronto è venuto da un codice che appartiene alla Biblioteca del Capitolo Metropolitano, ma che non è una commissione di Casola, cioè esce un po' dal gruppo dei codici appunto commissionati dal canonico. Si tratta di un famosissimo codice che si conserva in biblioteca, che è il cosiddetto Messale Arcimboldi, cioè quel messale che sarebbe stato utilizzato in occasione della cerimonia di investitura ducale di Ludovico il Moro nel 1495. Effettivamente il frontespizio che apre questo volume preziosissimo è una rappresentazione, e all'interno del volume c'è anche la riproduzione fotografica di questo foglio, è una rappresentazione del padiglione effimero che fu montato nella Piazza del Duomo proprio in una delle feste che riempirono il calendario di eventi in occasione dell'incoronazione di Ludovico Sforza. Ecco, in queste prime pagine, nei due frontespizi del Messale Arcimboldi, questo con l'incoronazione e il successivo che rappresenta in realtà Sant'Ambrogio, abbiamo la presenza ancora una volta di questi maestri della bottega dei De Predis, in cui la critica ha voluto riconoscere di volta in volta anche il maestro BF.
Si pone quindi necessario un confronto tra il gruppo di codici di Casola miniati dal maestro BF e dai suoi collaboratori e quest'altra opera di fondamentale importanza. Tra l'altro, il Messale Arcimboldi, a parte i due frontespizi, poi è arricchito da 27 preziose iniziali miniate che sono la primizia di Matteo da Milano, quindi di un altro formidabile esponente della miniatura milanese che poi avrà larga fortuna in tutta la prima parte del Cinquecento, e dal confronto tra il primo gruppo e il codice del Messale Arcimboldi emerge ancora l'appartenenza di questi prodotti a una sorta di coinè culturale che proprio rientra nella eredità che i De Predis lasciano e che poi verrà portata avanti per tutto il primo quarto del XVI secolo, appunto da nuovi protagonisti come il BF ormai maturo, ma anche il maestro di Paolo e Dario, appunto, e Matteo da Milano. Grazie. Grazie. È un argomento molto interessante, soprattutto anche per come si è sviluppata la ricerca, no? Quindi è incoraggiante per i giovani studiosi, i giovani studenti soprattutto, no? Che possono vedere che un percorso di studi può condurre a una carriera universitaria di tutto rilievo, di tutto rispetto. Io ricordo il titolo, perché così possono andarselo a comprare, che è I manoscritti della Biblioteca del Capitolo Metropolitano di Milano, Studi e Ricerche, a cura di Milo Abollati, appena pubblicato da Viella, e noi abbiamo avuto il grande piacere di avere i nostri graditi ospiti, alcuni dei protagonisti di questo saggio, a partire dalla professoressa Abollati, che ne è stata la curatrice, che ringraziamo tantissimo per aver accettato il nostro invito. Grazie. Grazie Grazie a voi per a voi. l'opportunità, grazie. Grazie. Ai nostri video ascoltatori ricordiamo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove trovate tutte le nostre video presentazioni che si susseguono a raffica, posso dire sinceramente, e che sono un discreto panorama dell'editoria legata al Medioevo. Quindi ancora grazie a tutti e a presto. Grazie, Grazie, arrivederci. arrivederci. Topi noi.